nell'atmosfera di questo giorno che per noi è veramente speciale, vi invito dopo anche con calma, per chi non l'avesse ancora fatta, a guardare questa piccola cosa preziosa, le nostre farfalle, le prime nate. Quindi oggi e celebriamo così la primavera. Quando mi è stato chiesto di introdurre brevemente un giorno e darvi il benvenuto, io ho pensato a queste parole, la primavera che resiste durante l'inverno, quando non ce ne accorgiamo e che schiude così. Ho pensato alla biodiversità, fili invisibili sopra e sotto i nostri piedi, che tessono una trama bellissima, l'inclusione. E noi oggi più che mai siamo chiamati a fare inclusione, la natura ce lo insegna. Della presentazione più vicino? No, lì una rapper. Allora, sentite la mia voce che è veramente un'emozione essere qui oggi con così tante persone presenti, quindi inizio subito dai ringraziamenti, ringraziando prima di tutto il dirigente scolastico, il professor Spacci. Le docenti e i docenti della scuola De Filippo che non solo hanno creduto, hanno fortemente voluto e hanno partecipato attivamente alla creazione dell'Aula Natura WF. In questa scuola è particolarmente importante avere un'Aula Natura perché fa parte di un percorso che non è iniziato oggi, è iniziato già da anni passati, in cui hanno ritenuto importante portare l'educazione ambientale, l'educazione allo sviluppo sostenibile nella scuola. Un altro ringraziamento va a Raffaella Oria, delegato di UF Campania. Tutte le persone del UF Campania che hanno lavorato insieme a lui. Un ringraziamento speciale va alla Protezione Civile, proprio per aver permesso di lavorare. Questo però sono tanti gli obiettivi, ma per noi l'obiettivo più fondamentale è proprio questo, quello di aver creato intorno a un progetto una comunità educante che è attiva nell'educare e attiva nell'educarsi. L'Aula Natura è aperta a chiunque voglia mettersi in gioco e giocarci, quindi per noi questo è il più grande risultato possibile. Siamo contentissimi che siano quasi 1000 studenti giusto a poter godere dell'Aula Natura. E quindi intanto vi ringrazio ancora per questa giornata e ci auguro a tutti quanti buon lavoro. Ringrazio la dottoressa Lucia Bonocore, vice gabinetto del prefetto di Caserta. Poi Don Altimo, presidente del Caritas di Cesani, rappresentante del Vescovo Alemanno. Ovviamente il sindaco di Marotta. L'assessore all'istruzione Maria Natale. Il presidente della giunta comunale del Comune di San Nicola, dottoressa. I consiglieri comunali, però non me ne ricordo, poi il comandante del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Caserta, tenente colonnello Marilena Scudieri. Il comandante dei carabinieri della sezione San Nicola della Strada, però non mando la serie in mano. Giuseppe Iozzi. Il mio amico Alberto, comandante. I dirigenti scolastici di San Nicola della Strada, ancora non è presente ma abbiamo saputo che sarebbe venuta, la presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici alla Professione della Scuola, la professoressa Dell'Aido, Protezione Civile, ci ho portato a Stati Covation, Civiliano,
Un ringraziamento alla Repetito, nel senso che è lui che mi ha costretto in questa avventura, perché come è possibile che l'Italia, andando in avventura, sia di buona notte generata, come vedete, il nostro impegno a difesa del nostro ambiente sempre minacciato. Mi permetto in questa occasione di iscrivervi per esprimere la mia proposta. La trasformazione di un giardino e la creazione di un'aula natura a San Nicola alla Strada, giovedì 21, il suo Convenzione De Filippo, e l'aula all'apertura alle scuole della nostra campagna, offrendo così ai bambini l'opportunità di connettersi con la maestosità della natura. È innegabile che nell'era digitale in cui viviamo, la relazione tra i nostri giovani e l'ambiente naturale sia spesso trascurata. Tuttavia è proprio questo legame con il verbo la mia cuore per l'impegno incessante della conservazione dell'ambiente naturale e dell'educazione ambientale dei nostri giovani. Il vostro lavoro è di fondamentale importanza per garantire che sia sostenibile per la comunità sostenibile e come ANCI Campania lo sosteniamo con forza e con vi auguro un successo dello stesso ambito territoriale che è nostra revisione di conti. C'è già rappresenta un po' la mia storia, la mia prima esperienza dirigente scolastico e quindi diciamo, sono felice di averla qua. Bella alternativa di questo vostro splendido che avrebbe per la tenere anche tra qualche mese che verrà sposata la prima volta di una palestra scolastica che servirà questa scuola e servirà anche le attività associative politiche. Grazie. Presidente.
rito i fedeli esprimono la loro riconoscenza per i benefici ricevuti a Dio che ha creato con ineffabile amore l'universo e ne ha dato la cura all'uomo perché attraverso il lavoro assiduo possa assicurare a tutti noi il necessario per la vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Il Signore ha creato la terra e l'ha affidato all'uomo le sue risorse, perché con il lavoro delle sue mani e con il suo ingegno ne tragga alimento per sé e per i propri figli. Rendiamo grazie per l'abbondanza di questi doni e impariamo, secondo il monito evangelico, a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. Ed ora preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro. Non avremo più uno studio fatto solo nelle aule, ma avremo uno studio fatto all'aperto, a contatto con la natura. Quindi uno studio più reale, più concreto, più vivo. Sarà un luogo dove l'intelligenza, la coesione, l'osservazione, l'analisi sarà fatta in modo concreto e reale. Sarà soprattutto questo luogo non legato solo all'Istituto De Filippo, come si è detto, ma sarà un luogo di coesione scolastica per tutti gli studi del territorio, non solo San Nicolesi, ma anche del Casertano o limitrofi. Quindi avremo in questo modo la capacità di poter dire accoglienza a 360 gradi. Accoglienza, amore per la natura, per la biodiversità, amore per una coltivazione bio, quando oggi siamo abituati a ben altro. Mi soffermo solo un attimo per dire che molti dei nostri figli sanno che le cose crescono nelle buste nel supermercato. Portarli in questo luogo e fargli vivere invece una realtà e una concretezza di quello che è la vera natura, il vero crescere, vivere ed essere alla portata di un cibo naturale, sarà un traguardo veramente eccezionale. Auguri a tutti e complimenti a chi è riuscito a portare avanti l'incontro. Grazie, dove ho dovuto stare? Natura per noi. Quando ha visto gli elaborati ha fatto qualche commento, ha detto ma perché non li riporti ai ragazzi direttamente? Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per avermi invitato. Una giornata bellissima sia climaticamente e non solo. Sì, la cosa che è successa, ho visto il lavoro fatto dai bambini, ragazzi, più ragazzi e bambini, sulla natura che hanno immaginato. Questa qui è molto molto bella. Quella che hanno immaginato è meravigliosa perché è frutto della fantasia, ma poi applicata a uno strumento tecnico, sono stati veramente bravissimi. È un luogo magico perché ci consente di poter studiare all'aperto tutte le materie in un'ottica interdisciplinare. È un modello che stimola il cambiamento personale e sociale perché genera amore per la vita e per tutti gli esseri viventi. Sembra un piccolo spazio, ma i suoi benefici si estendono oltre i confini della nostra scuola, perché attraverso la biodiversità impariamo ad accettare e valorizzare le nostre differenze. L'aula natura è come un autobus. Il docente inizialmente pilota, mentre gli alunni salgono passeggeri e scendono copiloti. Le piante fiorite che attirano insetti favorendo l'impollinazione di tutte le piante ci fanno comprendere che tutti contribuiamo a tesserare la trama della vita. La natura ci insegna che la cattiveria non esiste e che i suoi frutti e talvolta i piccoli insetti che ci spaventano sono un dono prezioso per la famiglia mondo. Lo stagno è un esempio di zona umida delle varie biodiversità da proteggere e rispettare, perché l'acqua in ogni sua forma genera vita. La natura ci insegna che la sua grandezza si svela nelle cose piccole come gli insetti, i quali laboriosamente riciclano e puliscono l'ambiente in cui viviamo, nutrendo al tempo stesso altre creature. Ci insegnano che l'aula è un organismo vivente, che come tutte le creature hanno un ciclo vitale che non si esaurisce mai. Dopo aver imparato quanto è bello stare insieme, imparando a smorzare l'aggressività e a capire che nessuna persona è un'erbaccia, ma solo una pianta di cui non sono state ancora scoperte le misture.
quest'aula ci insegna ad avere pazienza e fiducia, perché il tempo e la natura sono le nostre alleate. Bravissimo. Un applauso. Bravissimo. Mi raccomando, da sopra, una bella studi di questo, dai, ci provi. Ok. Sì, va bene. Insomma, sono state dette tante cose. Anche io mi unisco, diciamo, alle due classi che hanno ricordato, insomma, chi ha vissuto questa scuola e col gesto simbolico che anche l'amministrazione si condivide della crescita di questa pianta che rappresenterà un segnale educativo per tutti. Per cui grazie davvero a tutti e proviamo a frequentare questo posto nel migliore dei modi. Grazie, sindaco. Ragazzi, vi vedo un po' gosci, forza. Allora, veramente una sola battuta, spero che il dirigente scolastico non me ne vorrà, però faccio l'onore di invitarvi tutti a partecipare all'Aula Natura e frequentarla, imparare e veramente fare di questo posto casa vostra. Mi dispiace se faccio gli onori di casa. Diciamo, oggi è stato un po' un turbinio di emozioni. Io non mi nego che non molto tempo fa ho detto ai docenti di questa scuola c'è bisogno di più anima. Oggi l'anima è uscita fuori, l'anima della scuola, l'animo della scuola è uscito fuori e non solo, cioè l'invito della dottoressa D'Agata non solo è accolto, nel senso che cercheremo di viverla il più possibile, ma come abbiamo detto cercheremo di farla vivere a tutte le altre istituzioni scolastiche del territorio per far sì che questa sia solo la prima delle aule nel Casertano e che ce ne possano essere tante altre in cui Raffaele possa andare. Grazie a tutti. Volevo chiedere un saluto, una riflessione. Prima di salutarci, c'è un bel buffet, vero adesso? A Tiziana e Piera. Noi ovviamente ringraziamo tutta la dirigenza, ringraziamo il preside e la scuola che non manca di ovviamente dimostrarci tutto l'affetto e la vicinanza in questa nostra situazione che ovviamente ci ha sconvolto la vita, ma che con quest'albero deve rappresentare invece la rinascita della vita. Quindi ragazzi, la scuola è una famiglia e lo dimostra in ogni occasione, negli eventi belli e brutti, e facciamo in modo che quest'albero veramente per voi sia la rinascita. Valerio e con voi. Grazie, grazie ancora a tutti. Grazie. Allora, da questo momento in poi, godiamoci l'Aula Natura. Grazie di tutto a tutti i convenuti e ci sono un buffet. Ok, andiamo. Ovviamente grazie all'alberghiero di lui. Ah, Dani, grazie di tu, un buffet di no, servite della Federico II di o al dirigente scuola, ma si vede poi dovrete riascoltare quando il dirigente si faccia. Quindi questo è il messaggio che ci ha inviato il presidente della